È stato anche un inviato, Alessio Lasta, nella tua ultima puntata di Piazza Pulita a Kiev. E volevo capire da te, tanto che idea ti sei fatto della situazione, se è anche, diciamo, di clima, per quello che naturalmente può restituire, no? il fatto di avere degli occhi che vanno sul posto. Ma intanto sì, Alessio Lasta è rientrato ieri dall'Ucraina, sta montando un nuovo reportage ed è comunque rimasto impressionato dallo spirito di resistenza molto forte che c'è in Ucraina. Noi tendiamo adesso a raccontare le ragioni di Putin e il progetto di Putin, no? Un progetto neoimperialista, ma noi dobbiamo anche raccontare che cos'è l'Ucraina. Cioè, l'Ucraina è un paese con una popolazione molto giovane, molto filo occidentale, desiderosa di entrare prima ancora che nella NATO, soprattutto nelle sue generazioni più giovani, nell'Unione Europea, fortemente interconnessa col mondo, con un sistema, per esempio, internet anche molto migliore di quello che abbiamo noi. E quindi c'è una volontà di un pezzo, di una parte importante di quel paese, di fare parte del blocco occidentale. E questo è un elemento che si coglie molto stando appunto sul territorio, per quello che ci ha raccontato l'asta, cioè ragazzi che comunque non vogliono tornare indietro dopo il 2014, dopo Maidan, dopo la cacciata di Yanukovych. C'è stato un passo che da qui è difficile tornare indietro. Allora, la domanda che mi faccio io è, fermo restando che siamo stati completamente distratti dalla pandemia, no? Non abbiamo visto arrivare questo treno in corsa che era Vladimir Putin, eppure i segnali erano stati già molti e abbondanti. Pensiamo solo alla crisi dei migranti in Bielorussia, no? Ai confini con la Polonia, un modo con cui Mosca aveva già testato, no? Le resistenze e le reazioni dell'Unione Europea. Ma dico, posto il fatto che non abbiamo visto arrivare questa crisi, ma se ci sarà davvero una guerra di occupazione, se davvero ci saranno i carri armati e le truppe russe in marcia verso Kiev, che cosa farà l'Europa nei confronti di quelle persone, di quelle giovani generazioni che già pensavano, no, che il processo in qualche maniera di integrazione verso Occidente fosse qualcosa di acquisito? Cioè l'Europa, no, che si è indignata, giustamente si è mossa per la guerra contro il fondamentalismo islamista, il rischio del terrorismo, del jihadismo, che si è mossa per le violazioni in Serbia, in Kosovo, no, nei Balcani, che si è riempita la bocca di questa retorica, no, dei valori democratici che andavano difesi nel mondo. Che cosa farà se vedremo i carri armati russi schiacciare la popolazione ucraina? Questa è la prima domanda che guarda, mi faccio, no? E questa è una domanda molto importante, perché non c'eri nella prima parte della trasmissione, ma tutto sommato è la risposta anche alla linea tipo quella che ha enunciato Gasparri e che un po' Natalie Tocci stigmatizzava, e cioè comunque una preoccupazione, come dire, sì, però c'è il caro bollette, avremo delle ripercussioni sulla nostra economia talmente forti, e ce le abbiamo per l'Ucraina, in sostanza, no? Per una cosa che con realismo politico La guerra, capisco, è certo la guerra delle bollette, ma la guerra è anche un grande fatto etico. Certo. Cioè, la guerra è qualcosa che sconvolge le popolazioni, le persone. No, è un fatto etico, e poi è un fatto... È chiaro. Non accade. È chiaro. Sarà difficile parlare solo dell'aumento delle bollette, che pure è un problema grosso e di miopia pazzesca delle nostre classi dirigenti degli ultimi 20 anni. Però certamente è un problema etico, e comunque poi è un problema che, se dovesse verificarsi poi delle conseguenze economiche di altro tipo e magari maggiori, ce le ha ugualmente, forse in misura ancora più dirompente. Però questa domanda...